Sera è veramente molto tardi, è veramente siamo nel cuore della notte, ma io ho pensato che era giunta l'ora di rispondere alle domande di un videotag. Ho cercato questo videotag sul motore di ricerca di YouTube, cercando, mi sembra di ricordare, videotag divertente, qualcosa di questo genere, e ho trovato questo videotag che si chiamava, cioè YouTube mi ha suggerito questo videotag che si chiama La cucina secondo me, e me lo ha suggerito sotto forma di un video di una ragazza che si chiama, che ha un canale che si chiama Buon Appetito con Flo. Credo di aver capito che sia il canale di una ragazza siciliana. Io però non conosco questo canale, però era tra i primi risultati della ricerca che io ho fatto tramite il motore di ricerca di YouTube, appunto. Come sempre ho scritto le domande, che sono 10, ma io vorrei tramutare in 11 se la batteria ha la bontà di reggere fino all'11ª domanda, e se anch'io del resto ho la bontà di coordinare il discorso e di non allargarmi troppo e di non disperdermi e dilatarmi troppo in chiacchiere. Parto subito, parto con la prima domanda. Qual è un piatto a cui non sai rinunciare? Dunque, nella mia vita attuale ci sono certamente dei piatti che mangio tutte le settimane e non so se saprei rinunciare a questi piatti. Comunque, naturalmente, sicuramente sì, perché all'età che ho io in questo punto, a questo punto della mia vita, non è che sono così passionale, così sconclusionata, così adolescenziale, così incontrollabilmente mossa da passioni che mi scuotono l'animo, da non essere capace di fare rinunce. Ovviamente sono capacissima e ovviamente non mi pesa per niente dire di no per qualunque motivo a una delle cose che mangio abitualmente. Comunque, piatti che mangio abitualmente e che mi dispiacerebbe un pochino, perlomeno per le prime volte, se dovessi rinunciarvi, o per parlare un po' più modernamente, rinunciarci. Sarebbero il salmone affumicato, io mangio una volta a settimana salmone affumicato condito con una goccia piccolissima di olio d'oliva, quasi in emulsione al succo di un lime. Il succo di un lime perché prima di tutto mi piace, il lime è un frutto molto profumato, di un profumo che mi piace davvero moltissimo, e poi soprattutto tra tutti gli agrumi è quello finora che riesco a mangiare senza farmi venire crisi di intolleranza potenti. E quindi il salmone affumicato con il lime, una goccina di olio d'oliva, e fette di pane tostate 2 volte e poi tagliate a cubetti, ecco, così io mangio il salmone affumicato. Rinunciare al salmone affumicato effettivamente mi dispiace, perché quando so che è giunto il giorno in cui di sera mangerò il salmone affumicato, solitamente sono sempre molto molto contenta. Altro piatto a cui mi è difficile rinunciare, trasformiamo la domanda e rendiamola una specie di compromesso: il piatto non a cui non so rinunciare, ma a cui mi sarebbe difficile rinunciare. Altro piatto a cui mi sarebbe difficile rinunciare è la pasta fresca. La pasta fresca o anche gli gnocchi freschi che io mangio semplicemente conditi con olio e basta, perché me ne piace proprio il sapore assoluto degli gnocchi freschi. La pasta all'uovo fresca che io mangio generalmente con un paio di cucchiaiate di pesto, ma un paio di cucchiaiate molto molto parche, perché di nuovo mi piace sentire proprio il sapore della pasta fresca, e che quando ero giovane mangiavo con sugo di pomodoro, che poi come lo facevo il sugo di pomodoro? Io non sono mai stata un amante del sugo di pomodoro, però ricordo, perché era pomodoro fresco probabilmente, con pomodoro fresco tagliato a pezzettini, a spicchietti e a ricotta. Mangiavo prima la pasta fresca alla chitarra con
pomodori freschi, olio d'oliva e ricotta, mi piaceva tantissimo, però non mangio più questa cosa da 200 anni, cioè l'ultima volta che l'ho mangiata forse era il 2004, veramente, senza esagerazione. Altro piatto a cui non saprei rinunciare, non lo so, probabilmente anche la pizza, mi piace molto mangiare pizza con i funghi, e non è tanto che mi piace molto, è che è una delle poche varianti di pizza che riesco a mangiare senza avere enormi problemi nelle ore successive all'ingestione della pizza e poi il giorno dopo. Quindi la pizza con i funghi riesco ancora a mangiarla, altri tipi di pizza insomma un po' meno. E la pizza mi piace molto, poi una volta trovato il pizzaiolo che la sa fare come dico io, cioè mi piace ancora di più e non vedo perché dovrei rinunciarci. La pizza la so fare anche io da sola in casa, solo che in Germania decisamente mi manca lo spazio e mi mancano le attrezzature. E quando parlo con persone italiane, tutti mi dicono: sì, ma senti, ma guarda, che ci vuole ad andare a comprarti una teglia, questo, quest'altro? Allora, prima di tutto ci vogliono i soldi, che evidentemente io non voglio investire nell'acquisto di questi utensili. Poi ci vuole lo spazio dentro casa per custodire questi utensili, poi soprattutto ci vuole una quantità di gente perché non bisognerete mica che io mi metta a fare l'impasto per la pizza, no? Lo faccio lievitare, lo prepari la mattina e tutto il resto, poi impasti la pizza, divida le formine, poi faccia tutta, mi metta a fare tutta la pizza, cioè per due persone non esiste. E quindi per questo ed altri motivi che non sto qui a citare, in Germania dico di non avere le condizioni necessarie per fare io l'impasto per la pizza. Ma l'impasto per la pizza, così come il pane, sono due cose che so fare perfettamente bene e non avrei bisogno di comprarle, però per questo quando le compro sono abbastanza, come si dice in tedesco, pingelig, ossia sono abbastanza puntigliosa e giro parecchio fin quando riesco a trovare finalmente una persona che fa le cose come dico io. A che altro non so rinunciare? Boh, quando ero piccola non sapevo rinunciare alle meringhe, tant'è vero che poi ho avuto un folle periodo in cui preparavo meringhe dalla mattina alla sera, avevo imparato e poi perfezionato l'arte di tutta la preparazione delle meringhe, che non è una cosa facile, è una cosa che richiede più che altro muscoli e pazienza. E poi queste meringhe me le mangiavo mettendoci 2000 ore, assaporando proprio ogni piccolo millimetro quadrato di meringa, e cioè, queste sarebbero più o meno le cose a cui non so rinunciare. Potrei aprire tutto un capitolo sulle cose a cui ho dovuto rinunciare per problemi di salute. Per esempio, io ho dovuto rinunciare alla ricotta, alla giuncata, allo yogurt. Lo yogurt io continuo però comunque a mangiarlo ancora a periodi e niente, poi mi sento male e poi faccio un periodo di pausa e poi ricomincio. Perché sono cose che mi piacciono. Io sono sempre stata una latticinofila, una lattiginosa, e insomma, nessuno riuscirà mai a convincermi, specialmente con gli argomenti di moda negli ultimi anni, che farei meglio a dimenticare l'esistenza dei latticini e soprattutto di alcuni latticini. Quindi non ci provate con me perché sbattete contro un muro. Domanda numero due, un piatto che ti ricorda la tua infanzia. Allora, non è un piatto, ma è più che altro la preparazione basilare proprio da zero di determinati piatti, in particolare i tortellini e gli gnocchi. Noi venivamo
noi trascorrevamo gran parte, noi bambini trascorrevamo gran parte del nostro tempo insieme a una governante che amichevolmente chiamavamo Tata, e la chiamavamo Tata una volta tanto non solo perché si usava chiamare la governante la Tata, ma soprattutto perché si chiamava Donata e quindi, cioè, come diminutivo calzava a pennello Tata. E quindi noi eravamo spesso con questa Tata, e la Tata aveva origini in parte emiliane, e quindi lei una volta a settimana preparava questi cappelletti, e io ricordo perfettamente che da un'altezza io ero alta poco più del tavolo di cucina, e quindi stavo con la testa e le manine appoggiate al tavolo, e mi veniva permesso di partecipare alla preparazione della farina e poi dell'impasto e poi della stesura e poi della formazione di questi cappelletti, con piccole operazioni di aiuto che avevo imparato ad eseguire, e questo mi piaceva moltissimo, ma naturalmente quello che mi piaceva di più era mangiare il tortellino crudo, che a ripensarci adesso era naturalmente pericolosissimo, perché nel tortellino c'era spesso questa miscela di carne, c'era il ripieno di carne, però io, a me piaceva tantissimo proprio ingoiarmi, mangiarmi i tortellini crudi, così come mi è sempre piaciuto tantissimo ripulire con il dito la ciotolona del ciambellone e quindi mangiare praticamente l'impasto ancora crudo del ciambellone, anche questo è pericolosissimo perché ci sono le uova dentro. Però insomma sono ancora qui a raccontarlo, e nella vita mi hanno fatto male altre cose ritenute molto meno pericolose. Io mi sono distrutta la salute, soprattutto con frutta e verdura. Con la frutta ho sempre avuto un problema fin da quando sono piccola, e con la verdura ci sono state determinate verdure che per questioni di incroci mi hanno provocato gravissime reazioni di intolleranza momentanea di cui io non mi sono resa conto subito, che si sono protratte nel tempo e che hanno contribuito proprio a farmi danni parecchi nello stomaco e nell'intestino. Ma mangiando le uova crude non mi è mai successo niente, ma erano anche altri tempi. A proposito di uova crude, una cosa a cui non avrei mai detto a cui non avrei mai pensato di dover rinunciare un giorno, e a cui però un giorno, un brutto giorno, ho dovuto rinunciare, era l'uovo sbattuto. Io ogni giorno, quando ero una bambina piccola, ma anche quando ero una bambina di 8, 9, 10 anni, ogni giorno io mangiavo due uova crude sbattute con l'aggiunta di un po' di zucchero. E quanto mi piacevano! Cioè, io sono un'ovofila e una latticinofila, ma anche mangiavo l'uovo, proprio l'uovo, l'uovo appena fatto dalla gallina, e poi fai così per craccarlo ed aprirlo, e poi lo apri. Togli, cioè mescoli un po' il bianco, fai così, 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 e poi lo metti nella bocca della bambina che lo assapora e poi lo ingoia. Io ero un'ovofila pazzesca quando ero piccola, e poi però a un certo punto ho dovuto rinunciare perché in Italia hanno cominciato a diffondersi tutte le cose brutte legate alle uova, e quindi le uova oggi come oggi possiamo mangiarle solo prevalentemente cucinate, cotte, no? Come penso si sappia o dovrebbe sapersi. È più sicuro semplicemente, specialmente se non si ha una gallina propria e se non si sa a menadito cosa ha mangiato la gallina, dove si è intrattenuta la gallina, su cosa ha camminato la gallina, su cosa si è seduta, che cosa c'è in corpo la gallina, etc, etc, etc. Ma che ve le sto a dire a fare queste cose, dovreste saperle benissimo anche da sole e da soli. E quindi un piatto che mi ricorda la mia infanzia sicuramente non è veramente un piatto, ma è questa preparazione di tortellini e gnocchi, che poi chissà perché tortellini e gnocchi, perché in realtà la tata preparava anche
anche i ravioli, però io mi ricordo distintamente di più tortellini e gnocchi. Degli gnocchi proprio mi ricordo l'odore, mi ricordo il procedimento della preparazione delle patate, mi ricordo proprio con estrema precisione la visuale che avevo dalla mia altezza di bambina del lavandino, dei fornelli, del tavolo della cucina, della tavola di legno tutta infarinata su cui si preparavano le cose, l'impasto di questo attrezzino per ritagliare l'impasto, la sfoglia. Ho veramente molti ricordi, soprattutto dei tortellini, della preparazione dei tortellini e della preparazione degli gnocchi. Domanda numero 3, dolce o salato? A me piacciono molto le cose salate, cioè nel momento in cui mi si dice vieni con me a mangiare un Laugenzahn, no, facciamo un altro esempio, nel momento in cui è mezzanotte passata, come adesso per esempio, e mi si dice dai, infrangiamo tutte le regole della salute, mangiamoci una torta fantastica, la cosa non mi attira per niente, proprio penso dentro di me, ma mangiatela tu, ma sei impazzito, ma che proposta è questa? Però se qualcuno viene e mi dice dai, mangiamoci un Laugenstang con, che ne so, il prosciutto cotto, il formaggio. Il Laugenstang è una cosa particolare, si scrive Laugenstange e potete cercare sul vocabolario, è un qualcosa di tipico sia in Austria sia in Germania. E probabilmente anche in Svizzera, però io non sono intenditrice di cose svizzere. È un qualcosa di salato, è un qualcosa di veramente particolare. E ecco, se mi si dice mangiamo un Laugenstang, io subito mi fiondo a qualunque ora del giorno e della notte, assolutamente non so resistere. Se mi si dice mangiamo un panino, anche idem. Se mi si dice, cioè, io sono sempre pronta ad azzannare qualcosa di salato, tutta contenta, mentre invece il qualcosa di dolce raramente colpisce la mia immaginazione e raramente riesce a deviarmi dai miei buoni propositi. Domanda numero 4. Quali sono i tre ingredienti che non possono mai mancare nel mio frigo? I tre ingredienti oppure i tre alimenti? Nel mio frigo, quando mi faccio coraggio e mangio lo yogurt, decisamente lo yogurt. Poi non deve mai mancare un salume che io riesco a mangiare senza starci male 3 giorni, ossia il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, poco salato possibilmente, e la mortadella. Questi sono i 3 salumi che io mangio, proprio mi passano in una maniera fantastica, entrano e escono senza nessunissimo problema, mentre invece altri salumi e curiosamente soprattutto come si dice, i salumi come si dice, non mi ricordo in italiano in questo momento, i salumi di pollo e di tacchino, derivati da pollo e tacchino, mi provocano problemi immensi, però un salume, che si tratti di prosciutto cotto, ripeto, mortadella, oppure prosciutto crudo, poco salato rigorosamente e fresco rigorosamente, diciamo che è bene che ci siano nel mio frigo, è bene che siano seduti nel mio frigo. Un'altra cosa che non può mancare mai nel mio frigo è la lattuga, perché praticamente è rimasta l'unica forma di verdura che io ancora mangi tranquillamente, senza che mi succedano cose strane. Un'altra cosa che non può mai mancare nel mio frigo è molto vuoto perché io comunque non sono una persona normale e non sto bene di salute, quindi tante cose non le posso mangiare. Un'altra cosa che non può mancare nel mio frigo, boh. In realtà le cose finiscono. Ah, la pasta fresca che io compro dal pastaio di turno, poi la tengo in frigo fin quando non la mangio. Queste sono veramente le cose che si trovano nel mio frigo praticamente sempre. Ci sarebbero anche da citare le uova, però siccome qui le malattie si susseguono,
E quindi è diventato veramente poco salutare affidarsi alle uova. Ci sono lunghi periodi in cui non si vedono proprio uova nei negozi, non si trovano le uova, e bisogna stare molto attenti, bisogna essere molto informati per riuscire a comprare delle uova che siano assolutamente sicure. Quindi spesso negli ultimi tempi purtroppo le uova mancano dal mio frigo, però queste sono le cose che più o meno ci sono sempre nel mio frigo. Quali sono, no, qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi di più? Io sono una persona molto abitudinaria, uso sempre le stesse cose, tra l'altro cucino poco, non ho interesse per il cucinare più di tanto, mangio più o meno sempre le stesse cose, certo andando a periodi, e quindi le cose che uso di più nella mia cucina sono un paio di pentole, che sono proprio veramente solo un paio. Una pentola per bollire l'acqua la mattina per fare la colazione o per bollirci dentro cereali per fare insomma varie operazioni da colazione. Una pentola discretamente più grande, sempre la stessa che uso la sera quando mangio la pasta per cucinarci la pasta, generalmente fresca, ma qualche volta anche la pasta secca, no? E, come tutte le persone. E poi le altre cose che uso in cucina sono le mie tazze preferite. Io bevo sempre naturalmente nelle stesse 2 o 3 tazze, non solo, ma ho una tazza per il caffè del pomeriggio, una tazza per il caffè della mattina. Però tutto questo per dire che cosa? Niente, che ho delle tazze speciali e uso sempre quelle per bere le varie cose che bevo durante il giorno. Poi c'è un coltellino, questo coltellino è un pelaverdure e questo coltellino e questo pelaverdure me li porto in giro quando viaggio in valigia, cioè quando vado da qualche parte, se mi dimentico il coltellino e il pelaverdure è una tragedia. Allora mi serve il pelaverdure che dico io e me lo porto da casa in valigia quando viaggio, così come il coltellino di cui parlavo prima, che è un coltellino veramente banalissimo e stupidissimo. Ma io mi trovo bene e sono abituata ad usare lui e soltanto lui. Domanda numero 6. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? Assolutamente no, perché non sono brava in cucina e perché soprattutto non ho l'interesse, non mi interessa essere brava in cucina, ma posso dire che quando ero giovane, ai tempi dell'università, ormai quindi quasi 20 anni fa, ho avuto questo grande periodo in cui ero in cucina dalla mattina alla sera, per specializzarmi nell'arte pasticcera. Preparavo, come dicevo prima, meringhe, ma non solo meringhe, anche dolci di vario genere, generalmente di pasticceria francese, non troppo elaborata, ma comunque che richiedeva determinate procedure. E poi tutta questa roba che facevo, cioè non è che me la potevo mangiare soltanto io, quindi la andavo portando in giro ad amici vari, amici che erano sempre molto contenti comunque e che si strafogavano tutto nella massima gioia. E forse qualcuno di questi amici mi piaceva anche sicuramente, ma portavo queste cose che facevo un po' a tutti, perché ne facevo veramente in grande quantità, appunto per poi farle assaggiare alle persone che conoscevo, in modo da perfezionare di volta in volta il procedimento affinché incontrasse tutti i gusti, no? Però posso dire, io non ho mai tentato di conquistare un uomo con le cose che cucino, però purtroppo nella vita, siccome sono andata in vari posti, ho viaggiato un po' e ho avuto vicende alterne nella vita, quindi qualche volta purtroppo ho attirato l'attenzione di uomini miserabili che hanno ben pensato, fraintendendo chiaramente, di aver trovato la cretina che li manterrà, no? E che quindi pagherà tutto, gli farà la spesa, gli preparerà da mangiare, gli darà tutto gratis, no? Una specie di incrocio tra una mammina e una mogliettina, e naturalmente questa gente si sbagliava ed è durata poco dalle mie parti.
E senza lasciarsi andare ad ulteriori commenti, passiamo, perché poi nel momento in cui mi metto a dire le cose le dico con molta precisione, passiamo alla prossima domanda. Che età hai incominciato a cucinare? Mai, perché a casa mia non si usava tantissimo a cucinare, perché appunto c'erano una governante e poi un'altra signora che si occupava di preparare i pasti, di tenere in ordine la casa e noi aspettavamo che fosse pronto, quindi non si usava a cucinare, non avevo una mamma che cucinava. Non avevo neanche una mamma appassionata di cucina, perché non era una mamma che ne so, che si intrattiene con le altre mamme e il cui hobby e preoccupazione primaria durante la giornata è che cosa darò da mangiare al mio adorato marito, che cosa potrò cucinare per dimostrare che sono l'angelo del focolare. Avevo genitori un po' diversi. E un po' culturalmente altri, non alternativi perché poi erano molto tradizionali come genitori, però volendo anche molto austeri come tipo di educazione, come tipo di morale, però sicuramente non erano di quei genitori che come posso dire questa cosa? Come posso esprimerla in una maniera ancora diplomatica, ancora neutrale? Sì, neutrale. No, avevo dei genitori a cui non interessavano certe tipiche cose che interessano invece, che sono l'interesse principale della maggior parte delle mamme e dei papà. Ecco, diciamolo così. E quindi non ho imparato mai a cucinare, comunque ho sviluppato passioni per la preparazione di determinate pietanze, per esempio la pizza, per esempio il pane, ma quelle sono cose che sono venute poi nella vita perché mi interessava imparare la chimica che c'è dietro queste cose e quindi ho imparato da sola, non è che da piccola ho cominciato a cucinare o da adolescente ho cominciato a cucinare, assolutamente no. Cucini piatti tipici della tua regione. Qual è la mia regione? Rieccomi, mi si è spenta la fotocamera perché si era surriscaldata. Comunque stavo ridacchiando perché mi chiedevo quale fosse la mia regione. ho vissuto in diversi luoghi nella mia vita. Conosco i piatti di diverse regioni. Ma non mi metterei mai a perdere tempo a pretendere di imparare come si preparano questi piatti, perché proprio la cucina non è il mio forte, ma non è neanche tutto sommato il mio interesse. Ci sono naturalmente dei cibi che mi piacciono e che mangio volentieri, però non ho mai avuto un grandissimo interesse per la preparazione dei piatti e non mi sono mai re sentita realizzata nel preparare qualcosa da mangiare. Infatti, il bello di fare video tag a caso è che si è da estranei all'interno di un sistema di domande preparato da appassionati e la cosa bella, la cosa buffa è vedere cosa ci esce, pur non essendo degli appassionati, a rispondere a domande che sono state pensate da appassionati per appassionati. Domanda numero 9, qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Questa sera, proprio questa sera, ho mangiato salmone affumicato, però non posso veramente dire di averlo cucinato perché ho soltanto tostato le fette di pane, ho soltanto preparato la salsina composta di olio, l'emulsione, neanche la salsina è un termine esagerato, l'emulsione composta da lime e da olio d'oliva e poi ho lavato il salmone affumicato. Lavo il salmone affumicato per mangiarlo meno salato di com'è quando lo si compra. Non ho cucinato realmente qualcosa, no? Ultima domanda, descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Forse dovrei descrivere con un verbo cosa significa la cucina per me. La cucina per me significa preparare una cosa così che io poi possa mangiarla. Quindi per me, per quanto riguarda la mia persona, quel po' che cucino non lo faccio per velleità artistica, non lo faccio per sentirmi realizzata, non lo faccio per rilassarmi,
non lo faccio perché mi diverte, insomma non lo faccio per tutti quei motivi per cui la gente si fissa con il cucinare. Io cucino nel senso che preparo cose che poi mangio perché devo mangiare, perché ho fame. Io avrei aggiunto anche un altro paio di domande a questo video tag, per esempio avrei aggiunto la domanda qual è il passo più importante per te? E avrei risposto che il passo più importante per me è una specie di brunch. Io infatti se posso non sono in grado di mangiare qualcosa appena sveglia la mattina, perché appena sveglia la mattina io non sto mai bene e infatti ho bisogno di alcune ore per riprendermi. Infatti per poter andare a lavorare come tutte le persone normali ad orari normali, io purtroppo sono costretta a svegliarmi nel cuore della notte e non solo perché devo viaggiare per arrivare al posto di lavoro, ma anche e soprattutto perché devo oltrepassare quel momento di malessere intenso fisico con cui generalmente mi sveglio. E quindi non esiste fare colazione appena sveglia, però a un certo punto della mattinata io mangio sempre un qualcosa che, siccome spesso è un qualcosa di salato, somiglia quasi a un pranzo al sacco. Gli italiani probabilmente definirebbero ciò che mangio io per colazione a mattinata inoltrata pranzo al sacco, probabilmente. Cioè, invece in Germania è normale, in Germania è un normalissimo brunch, ossia un incrocio tra una colazione che uno fa tardi e comunque qualcosa di sostanzioso che somiglia molto a una specie di parente del pranzo. E poi che altra domanda avrei potuto aggiungere? Avrei potuto aggiungere qual è il tuo rapporto con gli odori di cucina, no? Perché sapete, ci sono tante persone, soprattutto gli uomini, che non appena ti metti a cucinare qualcosa di cavoloso, cavoletti di Bruxelles, oppure cavolo, oppure tanti tipi di cavoli, sentono la puzza e scappano, oppure si arrabbiano proprio. Io conosco, ho conosciuto uomini nella mia vita che hanno reagito ferocemente a cucine da cui uscivano per me profumi sopraffini e per loro puzze spaventose. E io reagisco male a due tipi di odori: uno è l'odore degli agrumi e l'altro è l'odore del sugo di pomodoro, che proprio mi stomaca e mi fa stare male. Ma se ci rifletto, questi due odori sono parenti fra di loro, perché ciò che mi fa stare male, sia degli agrumi sia del sugo di pomodoro, dell'odore del sugo di pomodoro, è l'acidità, che io sembro subire e sentire più di altre persone. Cioè, se sono davanti a un sugo di pomodoro insieme ad un'altra persona, l'altra persona non ne sente l'acidità, io sì, anche quando è un sugo di pomodoro appena preparato. Perché infatti ci sono dei problemi di salute. Ma ero così anche da piccola il sugo di pomodoro, cioè proprio mi creava problemi immensi. Però generalmente non ho problemi con gli odori di cucina, anzi, mi piacciono moltissimo. Avrei potuto aggiungere altre domande, però la batteria non me lo permette, perché infatti ho la batteria completamente a terra e questa fotocamera sta per spegnersi. Del resto si sta spegnendo anche questa giornata perché è notte fonda e sarebbe veramente ora di struccarsi, mettersi il pigiamino, preparare il lettino e andare a dormire. Ed è quello che sto per fare, infatti, a momenti, non prima di avervi salutate e salutati e ringraziati, dandovi appuntamento naturalmente al prossimo video. E questo ditino va a fare clic per spegnere questo video. E quindi ciao, è finito tutto. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.